tanto bene. Salve gente, bentornati da Mr. Tep qui sul canale Mr. Tep con un altro video. Questa volta sono così perché fa freddo. Ha nevicato ovunque in tutta Italia, neve su Roma, neve su Napoli tra un po', quindi... E fa freddo. Talmente tanto freddo che mi fa male la gola, sono ammalato, insomma, questo video non lo volevo fare. Però eccomi qui. Senza la t-shirt perché ovviamente fa freddo, quindi va bene così. Questa volta parliamo di un anime che mi avete consigliato tutti, e dico quasi tutti, la maggior parte tutti, che alla fine sono riuscito a vedere l'anno scorso. Nani? Code Geass. Code Geass ho sentito parlarne troppo, troppa gente me l'ha consigliato. L'immagine non tanto mi ispirava, cioè sono andato su Vudovit e lì c'era l'immagine. Un po' strana, sembrava un attimo... come se fosse una riedizione dell'anime di quel ragazzo perfetto con gli occhiali, che non mi ricordo esattamente come si chiama, e quando l'ho visto mi ha fatto un po' schifo, quindi mi sono detto non lo voglio vedere, non mi ispira, non lo voglio sapere, ciao. Poi però avete continuato, veditelo, ed eccomi qui, me lo sono visto. E porca puttana, mi è piaciuto. Mi è piaciuto decisamente troppo. E quindi... prima un'infarinatura generale per quelli che non conoscono quest'anime, e in seguito parlerò di quello che penso, e alla fine sarà una piccola parte spoiler, ma neanche tanto, spoiler. E cominciamo. Di cosa parla quest'anime? Parla di un'Inghilterra che ha conquistato quasi tutto il mondo, che conquista i vari paesi e che gli dà numeri al posto di nomi, che sopprime la popolazione sotto monarchie e altre cose simili, con robottoni. Questo non mi è piaciuto, però ne parleremo dopo. E abbiamo Lelouch. Lelouch di Britannia, in realtà, che è il figlio del re dell'Inghilterra, anzi, regno di Britannia. E sta in Giappone perché è stato allontanato dalle varie cose, e a lui questo non gli va bene. Non gli va per niente bene. Lui è un ragazzo un po' così, fuori dagli schemi, e quindi decide di fare guerra alla Britannia. Lui combatterà l'intero regno di Britannia con un potere molto speciale, chiamato il Geass. Il potere di sottomettere una persona e di comandarla a bacchetta. C'è un unico limite però: una volta in tutta la vita. Lui può impartire un solo ordine a quella persona e può farlo di massa, tranquillamente. E lui con questo potere cercherà di distruggere il regno di Britannia e avere la rivincita su suo padre. Ora parliamo di quello che maggiormente è piaciuto a me e alla maggior parte delle persone che ha visto Code Geass, cioè Lelouch. Lelouch è Light Yagami in un anime con i robottoni. È intelligente, bravo, carismatico, tutte qualità un po' troppo di Light Yagami, no? Insomma, si assomigliano un po', però Lelouch è diverso. Al contrario di Light, che non ha limiti, non ha freni, non gli interessa assolutamente di nessuna persona se non per il suo obiettivo, Lelouch ha una sola debolezza: sua sorella Naomi. Per lei sta facendo tutto questo. All'infuori di Lelouch ci sono anche i robottoni, che a me principalmente i Gundam, cioè gli anime sui robot, non tanto mi piacciono. Ci andavo pazzo quando ero piccolo, ma ora non più, li trovo un po' ripetitivi, monotoni. Poi mi posso sbagliare su ogni cosa, però per favore non consigliatemi anime sui robottoni, non mi ispirano, sono gusti miei e questo è ciò. Quindi purtroppo non li guarderò, anche se saranno bellissimi, ma non li guarderò. Ma qui, questo, Lelouch of the Rebellion, è diverso. Il suo fattore è uno solo. I robot non sono robot, ma soldati. C'è un campo di battaglia. Durante i combattimenti
anche tu che li stai guardando esternamente riesci a capirci qualcosa. Al contrario di tanti che sparano a razzi uno contro l'altro, non si sa chi sta a destra, chi a sinistra, le posizioni, qui no, qui c'è un aspetto militare impressionante, un aspetto militare giusto, che i robot non vengono utilizzati come semplicemente armi di distruzione, ma sono considerati dei soldati. E questo mi ha fatto impazzire, perché preferisco maggiormente un anime strategico a un anime di chi ce l'ha il cannone più grosso. In più, Code Geass ha un importante fattore, i colpi di scena. I colpi di scena ti faranno rimanere incollato allo schermo, perché sono ben fatti, sono ben posizionati, e alla fine, quando poi risolvi il mistero, riesci a sorprenderti, a farti sentire bene, perché anche se tu ci hai pensato prima a cosa può essere successo, può darti ragione oppure mostrarti un mondo parallelo. Questo è inutile a dire che è piaciuto a tutti noi. Ora, l'area spoiler. Se non l'avete visto assolutamente e non lo volete vedere, continuate pure. Se non l'avete visto e lo volete vedere, e ve lo consiglio vivamente, così come altre persone sicuramente nei commenti, andatevelo a vedere. Lo trovate su www.vid, doppiato in italiano, un doppiaggio giusto e perfetto, quindi vi farete un bel regalo, insomma. Sto avendo già i brividi. Il finale. Il finale è stata una cosa strepitosa. Il fatto che lui abbia pensato a tutto ciò che serviva per il programma Requiem, se non mi ricordo, forse era questo il nome, ovviamente io i video quando li faccio di colpo, non preparo mai niente. L'intelligenza di Lelouch ha sorpassato tutti ed è quasi arrivata al livello di Light Yagami, il che a noi non dispiace. E quindi quel colpo di scena in cui lui ha predetto tutto quanto e quindi ha fatto in modo che tutto andasse secondo i suoi piani è stato stupendo, una conclusione epica. E questo era ciò che avevo da dire su Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un mi piace, lasciate un commento e seguitemi un attimo su Instagram e cazzi vari, Instagram soltanto. Se non vedete un video questa settimana, l'avrò sicuramente annunciato su Instagram, su delle stories. Quindi, niente. Il link sta sempre in descrizione. Se avete qualche altro anime da consigliarmi, scrivetemelo sempre nei commenti, io ne ho troppi da vedere al momento. Sto cercando di vedermi anche la prima saga di Yu-Gi-Oh! Proprio quella brutta. Quindi al momento sono un po' indaffarato, però se è un bell'anime, sicuramente ci sarò incollato e ci sarà un altro video simile a questo. E questo è tutto. Ciao!